Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio farvi vedere un piccolo accessorio per il vostro animale domestico. Mi è venuto in mente questo progetto perché ne avevo già visti su internet e ho deciso di personalizzarla il più possibile secondo le mie idee. Qualche minuto e si comincia. Eccoci, allora, prima di iniziare vi faccio vedere la mia nuova postazione di lavoro. Come sicuramente avrete visto in qualche video precedente, mi sono realizzato una base in abete dove andare a appoggiare appunto il mio notebook. Ho fatto anche queste inclinazioni in modo tale da mettere il notebook nella posizione più comoda possibile. Infatti, da qui adesso ho modo di inclinandola ho modo di andare a digitare tutto ciò che voglio sulla tastiera e ho modo appunto di vedere anche il monitor e regolare potenze, velocità, altezze e accendere e spegnere sia la luce del macchinario e sia il macchinario stesso. Adesso si parte con il programma di taglio e al termine vi farò vedere che cosa sto realizzando. Allora, cominciamo con la modalità incisione, 300 mm per secondo e gli ho impostato una potenza del 30% del macchinario. Benissimo, allora, il mio animale domestico si chiama Maya, è un cagnetto e quindi adesso vi dico che cosa sto realizzando. Sto facendo una mangiatoia dove mettere appunto le classiche ciotole in acciaio in modo tale da averne una sulla destra per l'acqua e l'altra invece per il mangime per appunto il cagnetto. Quindi adesso si comincia con la modalità taglio. La modalità taglio lo andrò ad effettuare con 15 mm per secondo, 60% di potenza per il macchinario e questo dovrebbe permettermi appunto di effettuare il taglio totale di ogni singolo pezzo. Come state vedendo, la scatolina l'ho realizzata ad incastro e ci ho già fatto due fori per poterci andare ad inserire le varie ciotole. Logicamente, ragazzi, anche questo progetto entro le 24 ore lo troverete sulla cartella Progetti Pronti, ma per chi, esempio, volesse acquistarlo, vi lascio il link in descrizione dove potete acquistarlo su eBay. Dal momento che volete acquistarlo, basterà semplicemente scrivere il nome del vostro animale domestico, se volete anche la scritta, nominale, quindi se volete il vero e proprio nome inciso, e a quel punto provvederò con la realizzazione e con la spedizione.
Perfetto ragazzi, ci siamo. Allora, procedo un attimo con il montaggio e vi faccio vedere cosa ne è venuto fuori. Benissimo, ecco cosa intendevo per mangiatoia. Allora, qui praticamente ci saranno le due ciotole. Qui c'è la scritta del vostro animale domestico, che potrebbe essere un cane, potrebbe essere un gatto, potrebbe essere quel che volete, e abbiamo la classica scatolina di incastro. Logicamente, nella parte inferiore, soprattutto qui negli angoli, ci saranno o dei piccoli tondini, esempio quelli che sono avanzati, per poter andare a rialzare la vostra mangiatoia, altrimenti si può tranquillamente appoggiare anche in modo tranquillissimo piatto sopra un eventuale tappetino, in modo tale da assorbire tutti gli eventuali liquidi che andrete a mettere, per far bere il vostro animale domestico. Ok? Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Lascio il link in descrizione per chiunque voglia acquistare questo prodotto. Ciao!